Buongiorno ragazzuole, come state? Tutto bene? Spero di sì. Se è la prima volta che passate di qua, io mi chiamo Arianna e sono una tricopatta, sono un amante dello sferruzzo e questa è la mia chiacchierata mensile che faccio con voi. Spero che stiate bene, che abbiate passato una buona Pasqua. Sono qua in Italia, in casa di mia mamma. Il tempo è stato carino, cioè, vabbè, oggi è un po' grigiotto, però fino adesso è stato bellissimo anche perché leggevo in Inghilterra che ci sono delle inondazioni da paura, quindi vabbè, insomma, quindi sì, non è che abbia tutta questa voglia di ripartire, andarmene a casa, anche perché vabbè, non so cosa vi ho detto l'ultima volta, ho venduto la casa, quindi siamo senza tetto e ne stiamo cercando un'altra, ma tanto qua si fa così bene in Inghilterra perché è tutto online, quindi si può cercare casa tranquillamente anche da qua e se troviamo qualcosa che ci piace, boom, andiamo a vedere se possiamo comprarla. Abbiamo organizzato già tutto, c'era un'asta che ci piaceva tantissimo, una casa all'asta, bellissima. Sapete questi cottage inglesi così, non so, sembrava la donna in giallo, come si chiama? La signora in giallo. Una cosa di quelle. E invece, vabbè, insomma, è arrivato un riccone, pam pam pam, l'asta è andata fuori, un po' fuori portata per noi, al di fuori della nostra portata. Allora, sarà un podcast, una chiacchierata un po' breve oggi perché di sì, perché abbiamo un internet molto limitato, quindi vabbè, insomma, speriamo di poter uploadare tutto senza problemi. Spero che tutti state bene, spero che avete fatto dei bei sferruzzamenti, del bel bricolage, eccetera, eccetera. Io vi faccio vedere i miei progettini finiti, inizio dalle mie calzine Fabel, Drops Fabel, che sono molto carine. Questo è il colore Heather e questi erano dei resti che avevo. Scusate, questo sì, è un po', non sembra molto bello, però è vero che è molto elastico, è super stretchy, bind off. Erano dei resti della reghia che avevo e poi avevo comprato una pelotta, un gomitolo di Fabel, di Drops Fabel, e devo dire, uno, i colori sono bellissimi, c'è una bella luce, devo dire, in questa casa, eh. I colori sono bellissimi, sono proprio belli, sono proprio vividi, proprio carini, e così, molto carini, molto, e la Fabel, non so, costa tipo 2 euro, no, scusate, 2 sterline all'incirca, quindi veramente è un affarone. Sempre il mio Fish Kisses Seal, la punta con il Turkish Cast On, che è fantastico, veramente lo raccomando, perché subito iniziavo, avevo fatto il Judy's, ma questo secondo me è molto migliore, e questo il Jenny's Super Stretchy Bind Off, quindi vabbè, ne abbiamo parlato di tutti gli elementi. Io li faccio, questi sono fatti con 32, 64 punti, 64 maglie, scusate, 64 maglie. Però guardate che bellino, proprio bello. E per due sterline cosa costerà? 2,50 euro, una cosa del genere, al gomitolo. Sono 50 grammi questi. Se uno ha un piedino un po' corto o non vuole un calzino troppo lungo, io ho lavorato tutto, 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 cioè finché non ne avevo più praticamente, alla fine. E quindi anche un bello come un regalino, oppure non so, per delle calzine per andare a dormire, così. Così si utilizzano i resti di qua, bellissimo, no? I resti di qua, una pelotta, un gomitolo di qua, perché mi piace il pelotta, sembra molto una pelotta. E quindi sì, trrr. Allora, questo era il mio calzino di febbraio, perché mi sono iscritta a un CAL, e ci sono 12 calzini in un anno. Questo qua è il secondo paio di calzine che ho fatto, l'ho fatto per sempre per Nigel. Così. Mi viene tutta questa voglia di fare il tallone e poi sbaglio di brutto. Ah, mi viene tutta questa voglia e poi vabbè, sono un po'. Non è che siano cortissime, perché non ha un piedone lunghissimo, però insomma magari una righina in più. Poi volevo centrarlo, insomma ho sbagliato tutto, ecco.
sbagliato un po' tutto. Comunque, la lana è meravigliosa, la raccomando tantissimo. Ed è questa qua, guardate. WYS, West Yorkshire Spinners. Yorkshire è una regione a nord dell'Inghilterra, quasi vicino alla Scozia praticamente. Regione molto bella, regione della brughiera, di cime tempestose praticamente. Bellissima quella zona. Beh, non lo so, adesso la brughiera, noi abbiamo anche noi la brughiera, non qui, non qui a Verona, in Devon. Però hanno detto che è abbastanza diversa morfologicamente. E contiene il 35% di Blue Face Flesh. Blue Face Flesh, e basta. Questa qua ha una linea, questa qua, The Signature si chiama. Ed è una linea, vi faccio vedere i contouri avanzati, che si ispira, e questo per me mi fa così ridere perché è così inglese, gli inglesi amano gli uccelli, cioè sono proprio degli cioè amano la natura in genere, però sono proprio dei grandi ornitologi. E ci sono tantissime persone che vanno in giro a guardare gli uccelli. Quindi questa linea si ispira ai colori degli uccelli. Quindi, per esempio, questa era fagiano. Questa si chiama noce moscata. Fagiano la noce moscata. Sembrava un manicaretto. Un manicaretto, non lo so. Un manicaretto del posto. E questi qua hanno fatto tutta una serie, quindi non so, c'è il colore della civetta, mi sembra, c'è il colore della civetta, il colore del fagiano, il colore del pavone, il colore di altri uccellini, adesso non mi ricordo più, il colore dell'anatra, e sono molto molto belli effettivamente. E poi abbinano delle lane, quindi ci sono effettivamente di tutti questi colori che vedete, se voi voleste fare, non so, il tallone in blu o il tallone così in questo rosso scuro, ci sono tutti i colori per bene o male per abbinarli. E trovo questa un'idea fantastica, perché effettivamente, boh, insomma, è bello comunque perché si vede che c'è comunque una coerenza di colore, no? Che c'è anche questo è uguale a questo. E poi la lana è bellissima. Ah, forse si vede anche qua perché. Ripeto, c'è una luce molto più bella che a casa mia. Casa mia, non ce l'ho più la casa! La mia ex casa. Cioè, c'è un lustro, c'è un. Non so, ha una brillantezza proprio intrinseca della lana. Non so se sembra dire. Sto dicendo delle cavolate. Però non so come dire. È veramente bella. Infatti, una mia amica, Anna, mi ha scritto che se l'è comprata anche lei, un colore diverso. Sì, spero che le piaccia perché a me piace tanto, tanto, tanto ed è veramente bella. Anche i colori sono molto belli. Vabbè, insomma, forse un po' invernale con questo mustard, con questo senapino, non lo so. Bella, molto contenta. Adesso, infatti, il mio prossimo paio di calzine perché sono qua in Italia. Penso di utilizzare questo. Ho solo questi, voglio utilizzare tutta la lana che ho. Qua ne ho ancora 46 grammi. Quindi pensavo di fare tipo una calzina da letto per mia mamma. Insomma, adesso stiamo andando. Fra poco ci saranno 30 gradi, quindi vabbè, insomma, se la tiene per l'anno prossimo. Lei fa un 36 di scarpe, quindi dovrebbe essere abbastanza veloce. Però volevo fare una calzina di questo colore, che è molto bella. Insomma, molto, molto pumpkin, molto Halloween. Non siamo proprio in stagione. Però adesso uno fa con quello che ha, vero? Allora, progetti terminati 2. Terzo progetto terminato. Non so se l'avevate visto. Il mio Mirajana. Allora, guardate questa bottoniera qua, questa fascia in netta. L'ho fatta proprio male. Però adesso lo devo ribloccare, perché secondo me. Allora, aspetta, aspettate, aspettate. Inizio, inizio. Questo si chiama Mirajana. È di una designer francese che si chiama Maman Crotte. Sì, Crotte, se parlate francese è proprio Crotte. Crotte. Vuol dire cacca. Io ascoltavo queste cose. Ma sta dicendo Maman Crotte? Ma è Crotte? Crotte, Crotte? Ed è Crotte, Crotte. Quindi, sì, infatti, fatevi una risata pure voi. E nel suo coso avevano fatto tutti i pinzi qua, tutti così, perché il pizzo dovrebbe fare un po' una punta. Io ho iniziato così, poi vabbè, insomma,
Ho fatto un bloccaggio pessimo, quindi lo ridovrò bloccare, però avevo voglia di mettermelo anche perché non ho niente. E siccome pensavamo di rimanere qui solo tipo, tipo 2 o 3 settimane e poi ritornare a casa perché eravamo sicuri di comprare la casa dei nostri sogni, ho scoperto che ho tutte cose o invernali invernali o estive estive, mezzo niente. Quindi questa l'ho finita velocissimamente. Perché volevo mettermela, ecco. Bellissima la lana, è una Hedgehog Fiber Skinny Singles. Il colore era Naive Seconds, così. Wave Seconds, Wave Seconds o Naive Seconds? Naive Seconds. Qualcosa Seconds. Ed è morbidissimo. È morbidissima, l'ho portata molto, è un fingering e l'ho lavorata in 3,5. Ragazze, mi sono comprata in legno, bellissime, non avevo mai lavorato in legno, non so, voi le vostre donne lavoravano con gli aghi in legno, perché tutte queste continentali, tutte quelle, le francesi, le inglesi, così parlano degli aghi in legno, io... A casa mia, a casa della nonna di Nigel, lavorava tanto anche che c'erano della plastica, dell'acrilico, così. A casa mia ci sono sempre stati in ferro, insomma, in alluminio. E, boh, mi chiedo, perché effettivamente noi li chiamiamo ferri, loro li chiamano aghi, però noi li chiamiamo ferri. E questi qua sono i bottoncini che ho trovato nella scatola di mia nonna, della nonna Maria. Vediamo se si vede. Sono carini. Fantastico, mio nonno era un tipo e piaceva proprio vestirsi bene. Si cambiava 30 volte al giorno anche quando avevo 85 anni. Che poi non andava da nessuna parte perché a lei piaceva solo stare in casa, però insomma così la prendevamo tutti in giro, poverina. Comunque insomma. Vabbè, questo cardiganino ha una bellissima, un bellissimo modello, ha un'apertura laterale. La fantasia, questo lavorino traforato è molto carino e poi il fatto che, secondo me, se non avete mai fatto, magari, non so, o avete paura dei motivi operati così, si inizia con 2 ripetizioni, quindi poi uno le impara, quindi fa 3, 4, 5, e verso la fine ne fai tipo 6 o 7 di ripetizioni e quindi ormai l'hai imparato, vai via in scioltezza. Bello, bello, sono contenta, mi piace tantissimo. E lo raccomando, veramente. Poi costa 3 euro qualcosa, costava veramente poco e tutti i proventi vanno alla lotta contro il cancro. Quindi, insomma, un altro motivo in più, uno dice, faccio beneficenza. Intanto mi compro un padroncino, un piccolo modellino. Fantastico. Poi, ah sì, è di 3 etti, quindi vi ho detto che ho lavorato in 3,5, questo non è 3,5, però adesso è lì al 3,5 da qualche parte. Mi piace il legno, oh, è così tattile. Infatti non mi sono comprato un kit, volevo comprarmi un kit. Poi ho detto, ma se ti compri un kit, cioè uno costano 3 teste, 3 occhi, 4 teste, di tutto. E poi ci sono, questi kit hanno tipo 5 e mezzo, 6, 7, 8. Quando è che lavorerò in 8? Mai. Quindi ho trovato che c'era uno sconto, sul Get Knitted. Quindi Get Knitted è un negozio di Bristol e faceva degli sconti del 20% su queste. Guardate perché a volte ci sono degli sconti meravigliosi e le spese di spedizione sono piccolissime. E si dice che il pound crollerà a momenti. Crollerà a momenti. Si dice che il pound crollerà a momenti. Quindi magari quando crolla voi potete beneficiarne. Infatti anche, mi sono dimenticata, questa lana qua della West Yorkshire Spinners l'ho comprata su Love Knitting. Sono sicura che molti di voi lo conosceranno, è un grandissimo sito inglese e fanno degli sconti eccezionali. Io quando stavo guardando un po' in giro così e ho trovato che c'era il 25% di sconto se compravi più di 60 sterline. In quel momento lì avevo appena venuto a casa, ho detto vabbè, insomma, 60 sterline le trovo, però effettivamente ho comprato della lana, molta lana di buona qualità. E
E ho guardato perché adesso dicevo, magari se rimango qua, non so per quanto, però se magari rimango qua un po' di più, do un'occhiata e le spese di spedizione sono gratuite sopra i 40 euro, che insomma uno dice, vabbè, non è che sia altissimo, ecco. E ci sono sempre degli sconti interessanti, ci sono sempre se non c'è un 20, c'è un 30, c'è un 40% di sconto. Quindi bah, non è una brutta cosa, è un bel negozio, c'è un bel assortimento di cose, di prodotti. Quindi ho comprato quella lì, beh, insomma questa mi era stata regalata, questa meraviglia della Hedgehog Fibers. E questa qua è quella che ho avanzato, non so quanti grammi siano, non l'ho pesata. Per il maglioncino, quindi su traetti mi è avanzata questa. Insomma, non so, non riesce a farci tanto, ma dovessi fare una memory blanket. Tutti fanno una memory blanket, non so se la farò mai, però col cottage ci stava così bene. Queste cose patchwork, ho detto, inizio a fare l'uncinetto. Vabbè, niente, lo faremo un'altra volta. Poi ho comprato pure, sempre lì alla Love Knitting, questa lana qua, adesso è un po' caldina, a dire la verità. Ho comprato della Shetland ed è Black Yarns, che è una filatura in Launceston, in Como. Io abitavo vicinissimo, andavo sempre in piscina a Launceston. Per fortuna l'ho scoperta adesso, piuttosto sì, vabbè, perché avrei speso una cifra impressionante. E cercano di lavorare con lane locali, lane pregiate o lane tipicamente inglesi. Quindi c'è della Shetland sono delle isolette proprio al nord della Scozia, hanno un accento interessantissimo. E vabbè, sono famosissime per queste pecore che danno una lana molto calda, dicono molto soffice. Adesso è meno soffice del merino, della lana merino, però molto probabilmente quando la porti, non lo so. Ho fatto un campioncello qua perché volevo farmi un maglione che si chiama Disou e ho comprato il pattern, però adesso non so se uno ho solo due gomitoli perché pensavo di ritornare subito e quindi ma sì, magari lo inizio. E quindi insomma dovrei farlo e finirlo in 2 secondi e due perché è della DK, quindi insomma è un po' pesantuccia. Adesso stiamo andando verso l'estate, quindi non so cosa farò. Vi mostro il mio unico progetto in corso, che è questo qua. L'ho fatto con la Malabrigo. Oh, che bello! Infatti parlavo con una mia amica che diceva che a lei la Malabrigo piace tantissimo. E sai cosa? Hai proprio ragione, è bellissima. 855 Aguas. A me sembrava un po' più blu, però quindi non so se effettivamente mi stia bene. O se mi. Vabbè, fa lo stesso. Però è molto bella. Ci sono 440 yards, quindi 400 metri. Io la sto lavorando perché sto facendo una sciarpa, uno scialle, che si chiama di Isabel Kremer, quella del grande favorito del Ravello, eccetera, eccetera, e c'era questo scialle che si chiama Paris Toujours e lo trovo molto bello. È molto semplice, a volte mi piacciono proprio queste cose che sono così semplici. Lo si può fare, lei parla di DK o di fingering, quindi io adesso l'ho fatta in fingering. Praticamente lei ti dice, sai cosa? Cioè, puoi utilizzare un po' tutta la lana che vuoi e anche, non so, se hai meno lana, se hai più lana o meno lana, finisci prima, finisci dopo, fai un progetto abbastanza, che puoi abbastanza regolare. Come vedete è molto semplice, perché ci sono delle piccole sezioni di punto, di dritto, insomma, e poi delle piccole sezioni con questo tessuto operato così semplice, ecco, è veramente semplice, è veramente semplice. E si inizia dalla punta così e poi qua si va su e qua si aumenta. E poi a un certo punto si fa una fasciona di punto così, di dritto, insomma, come si chiama? E basta.
sono abbastanza monogama. Ho finito le calzine 3-4 giorni fa e adesso ne devo riniziare una. Pensavo, oh, scusate, qua c'è un tempo grigio, ve l'ho detto, mi fa venire un po' di sonno. Pensavo di fare tipo l'Ermione con questo, oppure avevo trovato un altro, beh, ve ne parlerò la prossima volta perché non ho ancora ben deciso, ma dovrebbero essere molto carine. E così, e quindi sono sì, adesso ho le calzine e questo, poi avevo fatto anche del cucito, solo che la macchina da cucire ieri mattina ha deciso di non funzionare. E quindi... Guarda la faccia felice. E quindi ho cercato di aggiustarla, ho fatto di tutto per aggiustarla così, non ci sono riuscita. Adesso o la porto da mia zia che è una macchinista, no, nel senso sì, proprio il suo lavoro, quindi magari ne sa un po' più di me, oppure insomma, sì, era una di quelle da 90 euro, quindi sicuramente mi costerà di più aggiustarla che non comprarne una nuova, chissà. Chiederò 21 minuti, vedete? Vi dico faccio presto e invece vi tengo qua per 21 minuti. Io spero che voi stiate passando un bel periodo, dai, adesso la primavera arriva, vedrete, c'è tutta questa esplosione di colori, eccetera, eccetera. Tra l'altro qua ho iniziato a vedere i campi di colza e mi piacciono tantissimo. I campi di colza sono quelli tutti gialli. E boh, qua ci sono delle veramente delle esplosioni, ho visto, oh, non vedo l'ora, così poi faccio un po' di foto. Queste cose, cioè vivere nella campagna, non c'è niente qua, quindi insomma, è così. Sentite, io sono quella delle 7, buonasera, anche 8, quindi vi mando un super bacio. Fatevi sentire, cercherò di essere un po' più... Sono stata un po'... perché ho avuto un male alla spalla, penso che sia periartrite, non lo so, la vecchiaia, ragazzi, 43 anni, incombono. Ho avuto veramente dolore alla spalla lancinante, quindi effettivamente non... E poi mi è venuto questo non dormire la notte, eccetera, eccetera, mi sento un po' pigra, un po'... non pigra, ma così, non lo so, sono un po' tutta nel mondo delle nuvole, quindi è vero che non ho scritto... O non mi sono tenuta in contatto tanto quanto avrei voluto, ma mi dispiace, ma voi fatevi sentire, sapete che mi fa sempre così piacere. Poi adesso un po' di internet, non tanto, e la team, quello meno caro, costava già tantissimo lo stesso, però insomma, vabbè, cosa volete farci? Almeno qualcosa mi posso tenere un attimo in contatto. Allora, io intanto vi mando un altro set di super bacioni. Un grande arrivederci e alla prossima. Ciao! Boh!